questa piazza fiorentina. Abbiamo lasciato la nostra regione e il cumulo di macerie che la natura in questi mesi ci sta imponendo. Abbiamo visto in questi mesi sepolti sotto le macerie persone, storie, culture, arte. Interi paesi sono scomparsi dalla faccia della nostra regione. E siamo venuti qua a Firenze per portare il nostro no per un motivo semplice, che in una regione già martoriata dal terremoto e prima dall'alluvione non abbiamo bisogno di trivellazioni in acqua e in mare che aumentano il rischio sismico, non abbiamo bisogno del terzo inceneritore più grande d'Italia che lo Sblocca Italia ha messo in programma, non abbiamo bisogno dei gasdotti e degli oleodotti che vogliono far passare sotto la nostra terra. Non abbiamo bisogno di nessuna grande opera, come non ne ha bisogno Venezia, la Val di Susa o Messina. Abbiamo bisogno di soldi pubblici per riqualificare, ristrutturare il patrimonio artistico, culturale, architettonico delle nostre città. Abbiamo bisogno di finanziamenti pubblici per mettere in sicurezza le case, gli ospedali, le scuole. Di questo abbiamo bisogno. L'Italia, la sua ricostruzione, la sua messa in sesto è l'unica grande opera che ci interessa. È per questo che siamo qua, per portare qui insieme a tutte e tutte il nostro no alle grandi opere e il nostro no allo stupro di questo territorio, di questo paese. Siamo qua per riprenderci in mano, come già nelle Marche stiamo facendo, la ricostruzione delle nostre città, dei nostri paesi e della nostra attività economico-produttiva. Questa è solo una tappa, il 27 con tutti voi e con molti altri saremo a Roma e il 4 saremo nelle urne per dare il nostro no sociale. Un abbraccio a tutti compagni e grazie a tutti per essere qua dalle Marche.